Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video, come avrete visto dal titolo, completi salvati, anzi completi da salvare, sempre la stessa storia, anche nel video prima lo stesso errore. Allora, in questo video andremo a creare il completo di Jason in venerdì 13. Chi non si ricorda Jason della serie venerdì 13, anzi della serie Halloween 1, 2 o 3, e andiamo a creare questo completo di Jason. Allora, innanzitutto per quelli di PlayStation 3 dovranno mettere la prima pittura faccia alla che avete visto, invece quelli di PlayStation 4 metteranno lacrime di sangue. Una volta fatto questo andiamo al negozio di abbigliamento. Questa pittura facciale, ragazzi, mettetela perché comunque alla fine il risultato è migliore. Io adesso qui mi sono dimenticato di levare gli occhi da zombie, però voi potete mettere quello che volete, insomma io ho gli occhi da zombie, l'avrei dovuto levare, però fa nulla. Però magari voi mettete gli occhi che cazzo vi pare a voi, insomma non fa differenza. Certo, se non sono da zombie è meglio. Poi una volta nel negozio di abbigliamento prendete la tuta, in pratica da grigia, questo tipo di tuta grigia, la tuta colpo grigia. E una volta fatto questo, diciamo che il gioco è quasi fatto. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare comunque il personaggio rasato come ce l'ho io, in maniera tale da rendere abbastanza più realistica la cosa. Una volta fatto ciò, andate alla spiaggia, andate a cercare la maschera che indossa Jason in venerdì 13. Precisamente è venerdì 13 il film, quello che vi sto parlando, però anche comunque tutta la serie Halloween 1, 2, 3 riporta sempre Jason, mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, però comunque mi sembra di sì. Cazzo, non trovo la maschera, spero di averla comprata, però penso di sì. Sì, l'ho comprata, eccola qui. Una volta messa questa maschera, ragazzi, il completo è fatto. Avrete il vostro Jason di venerdì 13, il vostro assassino seriale. Il vostro assassino seriale, anche perché è abbastanza figo come come personaggio, no? Era un personaggio abbastanza inquietante anche lui, come quello di Slenderman, perché comunque era un assassino seriale. Era un assassino che uccideva a più non posso. E niente, io qui non c'ho il macete, c'ho il coltellino, però adesso provvediamo subito, prendiamo l'accetta, così è ancora più somigliante a Jason. Niente ragazzi, per questo completo è tutto, per questo video è tutto. Un saluto da Maxi, al prossimo video.